ha chiesto di intervenire Salvatore Marra della CGIL. Cari amiche e cari amici della FAND, io vi ringrazio moltissimo a nome della CGIL nazionale e soprattutto a nome di Nina Daita, che oggi non può essere qui con voi per motivi personali, ma che ha chiesto appunto di portare un nostro contributo a questa vostra discussione. Ringrazio, partendo dal Presidente, la vostra associazione, tutte e tutti voi per la discussione e il dibattito che stamattina state svolgendo. Un dibattito che ho condiviso nella sua totalità, perché ha messo sul piatto problemi che viviamo tutti i giorni, problemi che vivono le persone, in particolare con disabilità, nel nostro Paese. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno toccato alcuni temi, alcune parole, ne richiamo qualcuno perché mi hanno particolarmente toccato, come per esempio l'autodeterminazione, la dignità, la solidarietà, tutti temi che ci tengono uniti anche come organizzazioni sindacali e che spesso però cadono nel dimenticatoio per via di una politica che si arrovella su problemi a volte autoreferenziali. Il rapporto con le forze sociali, in particolare in questo momento storico, è un rapporto che si deve fondare, secondo noi, su un tema fondamentale, ovvero un'emergenza vera e propria, un'emergenza che ha dei risvolti ancora più particolari per le persone con disabilità, ovvero quella dell'assenza di lavoro nel nostro Paese e della cattiva qualità, delle pessime condizioni di lavoro nelle quali ci troviamo a lavorare e in particolare si ritrovano spesso a lavorare le persone con disabilità. Io non la voglio fare molto lunga, vi voglio lanciare solo un messaggio in questo momento. Guardate, io sono veramente molto preoccupato, noi tutti quanti e tutte quante che siamo nel sindacato siamo davvero molto preoccupati, perché si cominciano a sentire, l'ho sentito anche in un intervento precedente, discorsi come: in un periodo in cui ci sono migliaia di giovani disoccupati, come possiamo occuparci del diritto delle persone con disabilità a lavorare? Ebbene, questo è un interrogativo che noi dobbiamo contrastare con forza, con determinazione, perché in un momento di crisi profonda, che non è solo una crisi economica, il Presidente lo diceva in relazione, ma una crisi valoriale, una crisi morale, una crisi che ci trova a mettere in discussione principi solidaristici sui quali si fonda la nostra azione quotidiana, ebbene, noi in questo momento dobbiamo dirlo ancora di più. La legge 68 dovrebbe essere smessa di essere considerata una legge che dice: voi siete per quote obbligatorie. Bene. Si deve ripartire dalla rifondazione del concetto di solidarietà e del principio di diritto al lavoro come diritto di piena cittadinanza, perché senza il diritto al lavoro le persone con disabilità, come ogni altra persona in questo Paese, non può contribuire alla ricchezza politica, sociale, culturale e materiale del nostro Paese. Da questo penso che noi dobbiamo ripartire insieme. Ho sentito tanti appelli all'unità oggi, sono giusti. Mai come oggi credo che tutte e tutti noi dobbiamo profondere un impegno particolare ad essere uniti. Uniti su principi chiaramente inconfutabili, principi che con noi, con voi condividiamo, il percorso fatto insieme in questi anni lo testimonia, manifestazioni che sono state sulla difensiva, è vero, eppure avevamo bisogno di difendere quei diritti fondamentali per evitare che si andasse oltre, insomma avevano provato anche a fare i reparti ghetto per le persone con disabilità, non ce lo dimentichiamo, si poteva andare anche in direzione contraria a quello che vorremmo noi. Ora però condivido la vostra preoccupazione, bisogna fare un passo in avanti, bisogna fare proposta, bisogna essere promotori della legge di civiltà che questo Paese ha, possiede, difendendole e migliorandole. Io concludo dicendo che siamo vicini alle vostre istanze, il movimento sindacale ha ritrovato in quest'ultimo periodo un'unità che ci porterà, speriamo, a dare un contributo significativo anche e soprattutto perché in questo periodo di crisi economica sta soffrendo ulteriormente, un percorso che ci porterà a una manifestazione nazionale il 24 giugno qui a Roma e che spero possa essere condiviso nei suoi contenuti anche da tutte e tutti voi. Grazie davvero. Grazie a voi tutti. Diamo ora
la parola al presidente nazionale dell'ARPA, Sabina Savagnone. Grazie. Buongiorno a tutti, chiedo scusa intanto di essere arrivata in ritardo, quindi al mio presidente nazionale chiedo scusa e a tutti gli amici presidenti. E questo significa che insomma, io poi mi inserisco con difficoltà nel dibattito. La fortuna è che parlando alla fine è stato detto quasi tutto e naturalmente tutto, io condivido tutto quello che è stato detto dagli amici della federazione. Alcune cose però in particolare non sono state dette e che quindi con un flash rapidissimo, state tranquilli, sarò brevissima, voglio ricordarlo. Il problema, l'Argentina ha detto che uno, secondo lei dovremmo scindere il problema degli handicappati, toglierlo anzi dal problema della sanità e farne soltanto, cioè non soltanto, e vivere il problema dell'handicap in tutti gli altri aspetti della vita. Io sono d'accordo con l'Argentina su questo, cioè sul fatto che l'handicappato ha un riferimento nella vita, in tutti i settori della vita, nel mondo culturale, nel problema delle barriere, tutto. Però è pur vero che il problema degli handicappati, mi dispiace che sia andata via perché volevo sentire come lo viveva. Io sono un genitore, ho una figlia autistica di quasi 50 anni e ho davanti ai miei occhi il problema degli handicappati gravissimi che hanno bisogno non un po' di riabilitazione, ma di riabilitazione per tutta la vita, da quando nascono fino a quando muoiono, se vogliamo conservare un minimo di miglioramento che acquisiscono con la riabilitazione. Allora questo bisognerà dirlo poi all'Argentina. Non lo so dove li mettiamo, perché questo è il problema. Io mi occupo di questi handicappati gravissimi che, per i quali in questo momento veramente politico, storico, stanno vivendo una situazione drammatica. Cioè i tagli, il nostro governo, il nostro Stato pare che risparmia subito, non solo dando una miseria, quella che si chiama pensione per appunto 250 euro al mese, pensate un po' se una persona di 50 anni possa vivere 250, ma addirittura stabilendo prima la partecipazione economica ai servizi e in secondo luogo i tagli, si stanno tagliando da tutte le parti perché, che ne so, non hanno più bisogno di niente. Parallelamente il nostro governo non si ricorda che le famiglie che abbiamo i figli handicappati, anzi no, pensa che le famiglie che abbiamo i figli handicappati non abbiamo diritto a detrazioni, non abbiamo diritto a niente. Quindi dobbiamo pagare le tasse, i contributi come tutti, però come tutti gli altri che hanno, bene o male che funzionano, insomma. Io ho tre figli, uno ha studiato al conservatorio, un musicista, male i conservatori funzionano in Italia, però ho avuto la possibilità di scegliere e di studiare. C'è un'altra che ha voluto fare economia e commercio, male funzionano le università, però ho avuto la possibilità di scegliere. Allora uno ha un figlio autistico, secondo il nostro Stato, non può avere il servizio adeguato. Quindi il problema fondamentale è questo. Ed è drammatico perché questo insieme a tutti gli altri problemi, ma questo è proprio drammatico perché lo Stato sta annullando tra l'altro 50 anni di storia, 50 anni di rivendicazioni, ci sta ributtando indietro portando in una situazione veramente di una drammaticità unica, quindi altro che dobbiamo intervenire e fare. Quindi il discorso, ripeto, è su questo, sulla partecipazione economica, anche su questo, perché questa partecipazione economica che è nata, che se la sono inventata nel 2000, intorno agli anni 2000 appunto, ricordo col governo D'Alema, e quindi si portava l'esempio perché i servizi sociali. Allora qui c'è una grossa confusione, il servizio sociale, cioè il bambino che va all'asilo
è un periodo determinato di partecipazione economica, perché all'asilo ci va 2 anni, ci va 3 anni all'asilo, e i genitori che hanno i bambini che vanno all'asilo sono genitori giovani che lavorano e quindi che pagano. Come la penso io, non dovrebbero manco pagare, però tuttavia si inquadra in un periodo, diciamo così, ragionevole di discussione. I servizi per gli handicappati non sono un servizio sociale, sono i servizi che rendono la vita alle persone, quindi non si può confondere. Quindi sono d'accordo che noi dovremmo ridiscutere tutto, richiarire, rifare, e non è accettabile dire che adesso ci sono tanti problemi per le persone normali e che quindi non possiamo fare. Per cui io non voglio dilungarmi tantissimo, ciao Augusto. Il problema fondamentale è il problema delle famiglie, i servizi, la riabilitazione, la partecipazione economica, che non può essere assolutamente collegata al reddito familiare, al reddito personale, però per l'amor di Dio che non sia quella cosa miserabile che parte da 13.000 euro l'anno, perché quella è una cosa proprio da pezzenti, quindi non solo è una cosa da 13.000 euro da pezzenti, ma addirittura non lo hanno. Quindi noi su questo ci mobiliteremo. Riporteremo i nostri ragazzi, Augusto, torneremo come agli anni 50, porteremo i nostri ragazzi, glieli faremo vedere, a 70, no, perché tu ci aiutavi a quell'epoca, ecco perché l'ho detto. Grazie a tutti e grazie alla Presidente dell'ARPA, Sabina Savagnone, molto diretta, molto ha focalizzato subito gli interventi e ha anche, diciamo così, ravvivato il dibattito che forse poteva rischiare di, vista l'ora, di essere intriso di un po' di stanchezza. Ora ha chiesto di intervenire Carlo Fiordaliso della Confederazione della UIL. Devo chiedere però a tutti di contenere gli interventi in un lasso di tempo abbastanza ristretto, perché vista l'ora, no, non voglio fare Marzullo, ci mancherebbe altro. Vista l'ora però dobbiamo avviarci verso la conclusione, perché poi abbiamo un tempo limitato per poter utilizzare la sala. Grazie. Bene, io voglio prima di tutto ringraziare gli organizzatori di questa occasione d'incontro e il Presidente Pagano, perché mi ha dato a nome della mia organizzazione, della UIL, la possibilità di sentire dai vostri interventi tutte quelle che sono sempre le problematiche delle categorie che voi rappresentate. Io mi ero ripromesso di fare un ragionamento su molte altre disabilità che purtroppo ci condizionano, ma ci sarà un'altra occasione. Oggi mi volevo soffermare sul problema del lavoro, cioè quando in un'azienda si dismettono, si licenziano X persone, quanti di questi licenziati sono handicappati? Sono coloro che rappresentavano la percentuale di invalidi che le aziende erano e sono tenute ad assumere? Perché molto spesso abbiamo riscontrato che in queste circostanze, quando si licenzia, diventa una occasione per alcuni straordinaria per alleggerirsi di presenze che forse non sono considerate produttive quanto le altre. Allora, come sindacato, d'accordo con l'ufficio H della UIL, stiamo cercando di monitorare queste situazioni. Nel contempo
cerchiamo di monitorare anche le scelte che vengono fatte dalle aziende per la formazione professionale. Per piacere, se si può chiudere la porta. Perché? Per la formazione professionale, perché se no poi senza la formazione si ha qualche problema a entrare in attività nelle aziende. Ecco, questo è l'attenzione che come organizzazione sindacale noi stiamo portando avanti. Dichiaro come sempre la totale disponibilità della UIL a tutte le iniziative anche di mobilitazione nei confronti delle autorità politiche, eccetera, e siamo a disposizione dei più deboli, sindacato dei cittadini, sindacato dei cittadini più deboli, quindi siamo a totale disposizione delle vostre associazioni. Grazie. È presente in aula l'onorevole Augusto Battaglia, a cui diamo subito la parola. Ah, io mi scuso per il ritardo, ma oggi si sono sovrapposte, però ecco, eccomi qua. Ho letto con attenzione questa che possiamo definire una piattaforma, visto che c'è una nuova legislatura che ha preso le mosse, visto che c'è un governo che pur in tante difficoltà si è posto degli obiettivi. Io credo che il governo si debba porre, ecco, il lavoro che dobbiamo fare nelle prossime settimane, visto che oggi abbiamo degli interlocutori, e che penso che questa piattaforma può essere presa in considerazione per avviare quei necessari percorsi legislativi che credo abbiano, diciamo, un po', debbano avere un obiettivo. Noi abbiamo conquistato negli anni, faticosamente, perché non c'è stato regalato niente, lo sappiamo, tutte le leggi, tutte le conquiste sono state sempre frutto, diciamo, dell'iniziativa delle associazioni che hanno sempre anticipato il legislatore. Però è anche un quadro legislativo che forse deve essere svecchiato e rinnovato, perché i bisogni cambiano, anche a seguito dei risultati di quelle leggi e di quelle normative. Adesso qui l'elenco sarebbe lungo e dobbiamo essere brevi. Io penso che ci sono alcune cose sulle quali vogliamo, io credo che bisogna porre l'attenzione, no? Leggo nella piattaforma, per esempio, dell'Associazione Invalidi del Lavoro una rinnovata attenzione al diritto al lavoro. C'è la legge 68, qualche risultato ce l'ha dato, ma forse dobbiamo, diciamo, in qualche modo fare attenzione su alcune procedure che vengono attivate in ambito locale, che non sempre sono finalizzate a maggior inserimento, ma spesso sono finalizzate a un rallentamento della legge. E visto che siamo in sede INAIL, il Presidente lo sa qual è la mia proposta: siamo l'unico paese in Europa che non ha un sistema di riqualificazione professionale degli infortunati sul lavoro, e dobbiamo chiedere all'INAIL uno sforzo in questa direzione, e oltre alle cose che abbiamo chiesto, perché il diritto al lavoro è un diritto fondamentale. Abbiamo altre questioni da affrontare, urgenti: la non autosufficienza. Difendiamo l'indennità di accompagnamento, ed è giusto che lo facciamo al titolo della minorazione. Io ricordo quando concordammo in Senato con alcuni di voi, col senatore Learco Saporito, il principio del titolo della minorazione, perché una disabilità grave in famiglia è un costo, è un peso che anche le famiglie, diciamo, in qualche modo che stanno benestanti, diciamo, devono affrontare tutta una serie di cose, e questo va difeso. Però dobbiamo sapere che siamo rimasti un po' indietro in Europa. In Europa, in Germania, se una persona ha una disabilità gravissima non prende 490 euro, ne prende
prende 1.600 e si paga, diciamo, naturalmente nella rete dei servizi locali garantiti dai comuni, ha la possibilità di avere una reale tutela complessiva. Quindi dobbiamo andare a un fondo per la non autosufficienza che è graduato sulla base del reale bisogno assistenziale. Ecco, dobbiamo andare in questa direzione, così come, non so se sta, ma sicuramente sarà stato detto, c'è il problema del dopo di noi. C'era una proposta di legge in Parlamento approvata dalla Commissione all'unanimità dalla Commissione Affari Sociali, si è interrotta la legislatura, ripartiamo da quella e cerchiamo di andare avanti. Adesso io non mi dilungo sulle singole cose, do, come sa il Presidente Pagano e gli altri Presidenti, tutta la mia disponibilità per cercare, diciamo, nelle prossime settimane con il nuovo Parlamento e con il nuovo Governo di tracciare, diciamo, un percorso sul quale lavoreremo insieme, mi auguro. Grazie, onorevole Battaglia. La sua adesione, la sua vicinanza alle problematiche delle associazioni di categoria è proverbiale, si è sempre battuto nel corso della sua lunga militanza politica per questi problemi che oltretutto hanno una valenza altamente morale, e credo che a partire da questo momento, con la formazione di questo nuovo governo che è rientrato da un proprio ritiro, dove hanno potuto discutere, io lo vedo come un momento di incontro e di confronto, ecco, e con il nuovo Parlamento che possa avviare, con la costituzione delle commissioni, con i presidenti delle commissioni, si possa avviare quel percorso normale che in un paese democratico come il nostro deve poter procedere, e quindi affrontare e risolvere i problemi dei cittadini, perché poi questi sono problemi reali. E quindi è necessario che tutti diano il proprio contributo e il proprio apporto. Grazie. Ha chiesto di parlare il